sono una tipa molto socievole. Nella vecchia scuola mi è piaciuto che abbiamo fatto molti progetti e una gita bellissima. Cose brutte non mi sono successe perché eravamo una classe molto unita e socievole. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le materie, ho intenzione di fare francese per tutti e cinque gli anni e fra qualche anno credo di diventare una psicologa. Mi chiamo Lorenzo Giammatteo, sono un tipo socievole. Nella vecchia scuola le insegnanti erano molto brave. Nella vecchia scuola è andato tutto liscio. Ho scelto questa scuola perché a me piacevano le materie scientifiche e tra qualche anno credo che andrò a studiare al Politecnico di Torino. Mi chiamo Antonietta, di cognome Santo Mauro, faccio la prima B del liceo pedagogico opzione economico-sociale. Sono una tipa simpatica, testarda e sensibile. Le esperienze che mi porto dalle scuole medie sono la gita a Pesaro, che è stata molto bella, e quelle brutte non c'è nessuno perché eravamo una classe molto unita. Non lo so come vedo per qualche anno, non ho la minima idea. Mi chiamo Luigi, sono un tipo socievole quando voglio. E una cosa bella che è successa nella vecchia scuola è che abbiamo fatto molti progetti con altre scuole, e una cosa brutta che è successa nell'altra scuola non è successo niente, perché comunque eravamo molto socievoli tutti quanti e stavamo bene insieme. E ho scelto questa scuola perché mi interessano molto le materie scientifiche e ho scelto anche questa scuola per l'informatica. E tra qualche anno vorrei fare l'architetto, cioè mi vedrei come architetto. Sono Raffaella, sono una ragazza molto timida e a volte testarda. Una cosa bella che mi è successa nelle scuole medie è stata la gita, mentre una cosa brutta non ricordo, perché eravamo un gruppo molto uniti e mi sono divertita molto con loro. E tra qualche anno non so cosa fare. Mi chiamo Alessandro, sono un tipo tranquillo e simpatico. Un fatto bello che è successo nella vecchia scuola è stata la gita di terza media, mentre un fatto brutto è quando ho lasciato la scuola con tutti i miei compagni. Ho scelto questa scuola perché sono portato per la matematica e mi piace, e tra qualche anno mi vedo come un ingegnere edile. Mi chiamo Martina e sono una tipa molto estroversa con i compagni, ma molto timida verso i professori. Una cosa bella successa negli anni passati è il progetto Comenius, dove sono andata in Turchia, mentre una cosa brutta è, diciamo, alcuni compagni, dei brutti elementi che disturbavano le lezioni oppure che prendevano in giro i compagni, ad esempio un compagno disabile, e quindi questa cosa non mi piaceva. Ho scelto questa scuola per le materie e tra qualche anno non so ancora come mi vedo. Mi chiamo Donato, sono un tipo allegro e tranquillo. Un ricordo della mia vecchia scuola è quando sono riuscita ad uscire agli esami con 10. Un ricordo brutto della vecchia scuola è quando un mio amico si approfittava di me per copiare i compiti. E ho scelto questa scuola perché mi piace tantissimo la matematica e da grande vorrei essere un professore di matematica. Sono Alessandra, sono una tipa molto timida. Una cosa bella della mia scuola sono state le gite, una cosa brutta non ci sono. Ho scelto questa scuola perché mi piacevano le materie e da grande non lo so. Mi chiamo Luca Carriero, sono un tipo abbastanza socievole. Le cose che mi sono più piaciute nella vecchia scuola sono state il fatto che eravamo una classe unita e poi alcune materie erano particolarmente interessanti, però c'erano anche delle materie che non scendevano. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche e da grande vorrei fare l'ingegnere elettronico. We'll be right back.
sono una tipa molto vivace. Della vecchia scuola mi piace quando siamo andati a vedere il musical di Happy Days. Poi da grande non so come sarò. Di questa scuola mi piacciono le materie. Non lo so. Mi chiamo Mirko, sono un tipo gentile e molto vivace. Una cosa bella che mi ricordo della mia scuola sono state le pazzie con i compagni di classe e cose brutte non ci sono state. Ho scelto questa scuola perché mi piace molto la psicologia e anche tutte le altre materie e tra qualche anno non so ancora cosa sarà. Mi chiamo Arianna e sono una tipa molto timida. Una cosa bella della vecchia scuola è stata la gita e cose brutte non ne sono successe e ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie. Tra qualche anno non la so cosa farò. Mi chiamo Francesco, sono un tipo allegro e una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sono i progetti e le amicizie. Cose brutte non sono successe e ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche e da grande vorrei essere veterinario. Ciao, mi chiamo Teresa, sono una tipa timida, normale. Una cosa bella che ho fatto nella scuola media è la gita. Cose brutte non so perché ho fatto questa scuola. Tra qualche anno non so. Ciao, mi chiamo Mauro, sono un tipo allegro, socievole e faccio amicizia molto facilmente. Sono simpatico anche per i miei amici. Una bella cosa che ho fatto nella vecchia scuola sono i progetti e i laboratori. Ho scelto questa scuola perché amo la matematica e le materie scientifiche e tra qualche anno mi sentirò più colto, più so. Mi chiamo Martina, sono una tipa normale. E la cosa più bella della vecchia scuola è stata la gita, le cose brutte non ci sono. E poi ho scelto di fare questa scuola perché mi piacciono le materie e non so come sarò fra qualche anno. Vai. Ciao, mi chiamo Vincenzo, sono un tipo socievole, mi piace fare amicizia, sono un tipo simpatico, faccio sport, in particolare nuoto. Una cosa bella che mi ricordo della vecchia scuola è che ho fatto tanta amicizia e sono uscito con i miei compagni che sono anche qui nella mia classe, sono molto felice di averli conosciuti. Ho scelto questa scuola perché mi piace la matematica e tra qualche anno vorrei essere cambiato, nel senso non di carattere, mentalmente. Ciao, sono Dominique, sono una tipa molto diretta. Una bella cosa che ho fatto alle scuole è approfondito la materia. Ho scelto questa scuola perché mi piace il diritto e tra qualche anno... Mi chiamo Raffaele, sono un tipo sociale e simpatico. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sono le amicizie. Non è successo nulla di brutto nella vecchia scuola. E ho scelto questa scuola principalmente per l'informatica e per le materie scientifiche e tra qualche anno non so cosa farò. Ciao, mi chiamo Carmela, sono una tipa molto diretta. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è stata fare molta amicizia. Una cosa brutta è che non ho approfondito molto gli studi. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie. Mi chiamo Pietro Cappiello, sono un tipo molto socievole, sportivo e spericolato. Una cosa bella che mi è successa l'anno scorso nella scuola in cui che frequentavo è stato il Comenius, infatti sono andato in Lituania. Una cosa brutta invece è un pochino le situazioni che si creavano, ma niente di particolare. Ho scelto questa scuola principalmente per l'informatica e per le materie che vengono proposte e tra qualche anno non sono ben sicuro di ciò che devo fare. Ciao, mi chiamo Natalia, sono una tipa abbastanza solare e timida. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è fare tante amicizie e tante cite. Una cosa brutta che è successa è di non aver approfondito molto le materie che mi piacevano. Ho scelto questa scuola perché mi piace molto il diritto e vorrei diventare un avvocato.
Mi chiamo Manuel Di Felice e sono un tipo socievole e molto sportivo. E una cosa bella che mi è successo lo scorso anno sono state principalmente le amicizie. Non mi è successo niente di dispiacevole. Ho scelto questa scuola soprattutto per le materie scientifiche e tra qualche anno non so come mi vedrò. Mi chiamo Alessia, sono una tipa abbastanza solare. E una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sicuramente sono le amicizie che ho incontrato. E per fortuna non è successo nulla di brutto. E ho scelto questa scuola per le materie che offre. Non so come sarò fra qualche anno. Ciao, mi chiamo Franco Federico, sono un tipo socievole. E una cosa bella che ho fatto l'anno scorso sono state sicuramente le amicizie che ancora adesso porto tutt'oggi. La cosa, non sono successe cose brutte, anzi abbiamo provato molte emozioni. Ho scelto questo liceo principalmente perché amo le materie scientifiche e non so tra qualche anno cosa farò. Mi chiamo Melania, sono un tipo abbastanza timido e introverso. Una cosa bella che ho vissuto nella mia vecchia scuola è stata incontrare persone meravigliose con cui ho rapporti tuttora. E una cosa spiacevole che è successa invece, non è accaduto niente di simile. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie che offre e fra qualche anno spero di studiare psicologia e quindi di diventare una psicologa. Mi chiamo Michelangelo, sono un tipo generalmente spiritoso. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sono sicuramente le amicizie. Di brutto invece non è successo niente. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono particolarmente le materie come la matematica e tra qualche anno non ho idea di cosa farò. Ciao, mi chiamo Marianna e sono una tipa molto solare. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sono le amicizie e invece di brutto non è successo niente. E ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le materie umanistiche e tra qualche anno spero di poter insegnare. Ciao, mi chiamo Antonio, sono un tipo socievole e simpatico. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è stato conoscere i miei amici con cui sono legato ancora oggi. Invece non è successo niente di brutto nella mia vecchia scuola. Ho scelto questa scuola perché mi piacevano, prevalentemente perché mi piacevano le materie. E tra qualche anno non so come mi vedrò. Sono una tipa allegra e socievole, mi piace stare quindi con gli amici. Una cosa bella che mi ricorda la scuola vecchia sono le gare di nuoto che abbiamo fatto insieme con i miei compagni. Non è successo niente di brutto nella mia scuola in futuro vorrei diventare una veterinaria. Ciao, mi chiamo Giuseppe, sono un tipo molto simpatico, mi piace relazionare con la gente, maggiormente credo che una cosa brutta che mi è successa, la più brutta dell'anno scorso, dato che sono ripetente di primo superiore, ho tentato l'Accademia Militare come un volontario, quindi sono stato bocciato ai test medici, i gradi della vista che sono abbastanza bassi, quindi questa è una cosa che mi è dispiaciuto parecchio. La cosa più bella che mi è successa invece è relazionare appunto con gli altri, fare nuove conoscenze, anche nuove esperienze, sia di vita che sociali. E mi vedo in futuro a ritentare la scuola militare con un'operazione che mi sono già informato su un'operazione per gli occhi, quindi ritenterò la carriera militare meglio come l'ho fatta adesso. Ciao, mi chiamo Valentina, sono una tipa alla quale piace stare con gli amici. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sono le amicizie, mentre non è successo nulla di brutto. Ho scelto questa scuola perché invece è una materia scientifica e da grande non so come mi vedrò. Ciao, mi chiamo Kevin, sono un tipo sportivo. Una cosa bella che mi è successa l'anno scorso, nelle medie, è stato conoscere gente nuova e una cosa brutta è stata lasciare i miei amici. Ho scelto questa scuola perché mi piace molto l'informatica e anche perché nel futuro mi vedrei nell'esercito. Mi
chiamo Giada, sono un tipo allegro e socievole. Una cosa bella che mi ricorda la vecchia scuola sono le amicizie, le uscite didattiche. Non è successo mai niente di spiacevole. Ho scelto questa scuola principalmente perché mi piacevano le materie. Ciao, mi chiamo Mattia, sono un tipo simpatico. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie che si studiano. Una cosa bella della terza media è stata poter condividere tutti i bei momenti con i miei amici. Una cosa brutta è stata abbandonarli comunque. Fra qualche anno mi vedrai all'università a studiare informatica. Sono Chiara, ho 14 anni, sono una tipa molto socievole e molto simpatica. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie che si studiano e la cosa bella che ho fatto in terza media è stata condividere i momenti sia belli che brutti con i miei compagni e la cosa brutta è stata lasciarli. Mi chiamo Donato, sono un tipo socievole e simpatico. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche, principalmente matematica e tecnologia. E tra qualche anno mi vedo a fare il professore di matematica. Mi chiamo Francesca, sono una tipa simpatica. Una cosa bella che ho fatto nella mia vecchia scuola è stato condividere le esperienze con i miei amici e una cosa brutta che è successa nella vecchia scuola è stata lasciarla. Ho scelto questa scuola perché me l'ha consigliata mia sorella e mi piacciono le materie e tra qualche anno sarò magari un insegnante. Ciao, mi chiamo Gianluca, sono un tipo simpatico e allegro. Una cosa bella che ho fatto alla scuola media è stata stare insieme ai miei compagni. Una cosa brutta che ho fatto è alla fine non lasciare i miei compagni a scuola. Tra qualche anno ho scelto questa scuola perché mi piace la matematica. Tra qualche anno non so più. Sono una tipa socievole, ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie che si studiano. Una cosa bella che ho fatto nella mia vecchia scuola è stata fare parte della terza media e la cosa brutta è lasciare la mia scuola. Tra qualche anno non saprei come vedermi. Mi chiamo Stefano, sono un tipo sportivo, simpatico, socievole. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sono stati i momenti passati insieme alla gira di terza media. Una cosa brutta invece non saprei. Ho scelto questa scuola perché mi piace la matematica e mi piace la scuola. Tra qualche anno avrò un lavoro, magari. Ciao, mi chiamo Miriam, sono una tipa socievole. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è stata una gita di fine anno. Una cosa brutta è stata lasciare i miei compagni. Ho scelto questa scuola perché mi piace, tra qualche anno non sapevo. Mi chiamo Ioannis Paternoster, sono un tipo simpatico e socievole. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è stata l'ultimo anno che sono andato in gita. Una cosa brutta nella vecchia scuola è quando ho lasciato i miei compagni. Ho scelto questa scuola perché mi piace. Tra qualche anno sarò... Ciao, io sono Maria, sono una tipa simpatica e socievole. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è stato l'ultimo anno, soprattutto la gita insieme agli amici. Una cosa brutta che è stato lasciare i miei compagni e soprattutto anche i professori. Ho scelto questa scuola perché rispecchia ciò che vorrei fare. Tra qualche anno sicuramente sarò più consapevole di ciò che vorrò fare. Ciao, Francesco Nicoletti, vengo da una scuola un po' molto movimentata e
mi ho scelto questa scuola per scelte personali e tra qualche anno penso di andare all'università. Ciao, sono Maria Lucia Colangelo, sono una tipa socievole. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è stata la gita scolastica, mentre una cosa brutta è stato lasciare la mia migliore amica. Ho scelto questa scuola perché la vedo aperta a tutte le strade, anche nel mondo del lavoro, e tra qualche anno sarò più consapevole della scelta. Ciao Luca Belfiore, sono un tipo molto simpatico e socievole. Una cosa bella che ho fatto nella mia vecchia scuola è stata vincere il concorso Falcone Nave della Legalità. Una cosa brutta è stata prendere un brutto voto. Fra qualche anno mi vedo ingegnere informatico. Ciao, mi chiamo Rosa Brienza, sono una tipa simpatica e socievole. E una cosa bella che è accaduta nella mia vecchia scuola è stata la gita di fine anno. E una cosa brutta avvenuta è stata quella di aver lasciato tutti i miei compagni. E ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche e da grande mi auguro una buona cittadina. Mi chiamo Salvatore, sono un tipo simpatico e vivace. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è stata la gita di fine anno. Una cosa brutta che è successa, sicuramente un brutto voto. Ho scelto questa scuola per il tipo di materie che ci sono e tra qualche anno mi vedo come un ingegnere. Mi chiamo Rossella Scarrocchia, sono una tipa simpatica, socievole. E una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è stata la gita di fine anno. Una cosa brutta che è successa è di aver lasciato tutti i miei compagni. Ho scelto questa scuola perché mi piace. Tra qualche anno sarò... Sono Francesco Di Giacomo e sono un tipo simpatico e sportivo. Una cosa bella che ho fatto alla mia vecchia scuola è stata la gita di fine anno nelle Marche. Una cosa brutta, sicuramente un brutto avuto. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie umanistiche e nel futuro non sono guida come mi dico. Angela, mi chiamo, sono una tipa molto socievole. Una cosa bella che ho fatto nella mia vecchia scuola è stata una gita. La cosa più brutta è quando ho lasciato tutti i miei compagni. Ho scelto questa scuola perché mi piace come è fatta e tra qualche anno sono un tipo simpatico. Una delle cose che mi è piaciuta di più della vecchia scuola è stata una gita a Venezia. È una delle cose più brutte è stata quella di lasciare i miei vecchi compagni. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie. Tra qualche anno non so che... Io mi chiamo Rebecca, sono una tipa socievole. Una delle cose più belle che mi sono successe nella mia vecchia scuola è la gita di terza media. Una delle cose più brutte è stata lasciare tutti i miei vecchi compagni. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche e tra qualche anno non lo so. Buongiorno, mi chiamo Antonio Girardi, sono un tipo socievole e simpatico. Una cosa bella che ho fatto nella mia vecchia scuola è stato un progetto video e una cosa brutta che mi è successo nella mia brutta scuola è stato il fatto che ho dovuto lasciare tutti i miei vecchi compagni anche se non c'era un grandissimo rapporto. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le materie scientifiche e perché ho saputo che sarebbe diventato scuola 2.0. Io tra qualche anno mi vedo come... cioè... non so che dire. Mi chiamo Fabiana Maria Lambrise, io sono una tipo socievole e simpatica e mi piace fare amicizia. Una cosa bella che ricordo nella vecchia scuola sono state tutte le gite che ho trascorso con i miei compagni e i miei insegnanti. Invece una cosa brutta che ho trascorso nella vecchia scuola è stata quella di lasciare tutti i miei compagni di cui avevo fatto una stretta amicizia. Io ho scelto questa scuola perché sono portata per le materie scientifiche e tra qualche anno mi vedrò una professoressa di matematica oppure di qualche materia che è sempre legata alle materie a queste
questa scuola. Mi chiamo Michele, sono un tipo molto sportivo, allegro e simpatico. Una cosa bella che ho fatto nella scuola precedente è stata quella di fare molte esperienze che i professori mi hanno offerto. Una delle brutte cose è stata lasciare i miei compagni. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono soprattutto le materie scientifiche e tra qualche anno mi vedrò all'università o un grande commerciante. Mi chiamo Marta Sonnessa, sono una tipa socievole e simpatica. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola è stata una gita a Catania. Una cosa brutta, ho preso un brutto voto. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche e tra qualche anno credo andrò all'università e sceglierò medicina. Mi chiamo Alberto, sono un tipo molto sportivo. Una cosa bella che ho fatto nella scuola da cui vengo, sono stato a socializzare con tutti i miei compagni e fare molte volte casino con loro. Poi mi sono. Una cosa brutta che ho dovuto fare è stata quella di lasciare i miei compagni e dovermene andare in un'altra scuola, perché temevo di non essere pronto a lasciare la scuola che stavo facendo. E ho scelto questa scuola perché in parte per i miei compagni, in parte perché mi piacciono le materie scientifiche. Tra qualche anno mi vedo all'università, non lo so. Mi chiamo Adriana, sono una tipa che ama fare cose. Possiamo rifarlo. Sono una tipa abbastanza tranquilla. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sono state per esempio le gite. Una cosa brutta che è successa nella vecchia scuola, cioè non c'è stata nessuna. Ho scelto questa scuola perché mi piace molto il lato umanistico di tutte le cose. E tra qualche anno mi vedo ad aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto, per esempio nei centri di tossicodipendenza, perché no, mi vedo per esempio aiutare persone tossicodipendenti oppure come fare un assistente sociale. Mi chiamo Pietro, sono un tipo simpatico. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sono le gite. Una cosa brutta che è successa è stata quella di lasciare i compagni e ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie scientifiche e tra qualche anno mi vedrò un militare. Maria, sono una tipo abbastanza allegra e sì che li volete. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola sono le uscite che hanno organizzato i professori. La cosa brutta non me le ricordo. Ho scelto questa scuola perché me l'hanno consigliata e non so come mi vedo tra qualche anno. Allora, mi chiamo Marco, sono un tipo simpatico. Una cosa bella che ho fatto nella vecchia scuola, l'ultima gita. Una cosa brutta che è successa nella vecchia scuola, niente. Ho scelto questa scuola perché vorrei diventare un grande professore. Tra qualche anno sarò un professore.